difficoltà articolatorie e disabitudini alimentari. Allora, vediamo un attimo perché questo titolo. Andiamo a vedere in questi 10 minuti come una disabitudine alimentare può andare ad influenzare quella che è l'articolazione del linguaggio. Facciamo però un piccolo passo indietro e andiamo a vedere quello che è lo sviluppo delle abilità motorie, alimentari e linguistiche in un bambino da 0 a 3 anni. In questa tabella è stato messo in parallelo quello che è lo sviluppo delle abilità motorie orali, le posizioni di alimentazione, le consistenze alimentari e le abilità linguistiche comunicative. Possiamo infatti notare come c'è uno sviluppo parallelo tra quelli che sono i movimenti necessari per l'alimentazione e quelli che poi serviranno per la produzione del linguaggio. In questa prima fase, fino ai 6 mesi, vediamo che come attività motoria orale prevalente abbiamo la suzione. Per quanto riguarda la produzione linguistica, siamo alla lallazione, quindi alla produzione dei primi suoni. Vediamo una fase molto importante che è questa dei 7-9 mesi, perché c'è la comparsa del morso. Perché è così importante? Perché la comparsa del morso, abbiamo quindi una maggiore stabilità della mandibola e questa maggiore stabilità della mandibola permette una maggiore autonomia della lingua e quindi la possibilità proprio di avere un controllo maggiore fonoarticolatorio. È proprio a questa età, infatti, che abbiamo le prime parole per comunicare. E questa fase è molto importante anche perché possiamo guardare come i cibi solido friabili e solido morbidi compaiono, ed è proprio la fase del pezzettino, quindi dove può insorgere la paura sia nel bambino che nel caregiver, nel genitore, che il bambino possa strozzarsi o non saper gestire queste nuove consistenze. Andiamo avanti, troppo. E vediamo come evolve l'abilità motori orali. Vediamo il morso, che da un semplice morso va avanti fino alla masticazione rotatoria circolare. Quindi il bambino tra i 24 mesi e i 30 mesi, diciamo che raggiunge quella che è l'abilità alimentare di un adulto. Mentre per quanto riguarda il linguaggio, continuerà un po' di più il percorso. Per riassumere, quindi, vediamo come l'alimentazione e lo sviluppo sensomotorio vanno a influenzare quello che è lo sviluppo linguistico. Lo sviluppo sensomotorio era proprio questo che, del cambio di alimentazione, quanto il cambiamento di alimentazione durante lo svezzamento vada a fare un lavoro proprio sulla sensorialità interna della bocca. Allora, quando abbiamo davanti un bambino che ci arriva in valutazione per un disturbo di linguaggio, andiamo comunque a valutare altro. Andiamo a vedere con un'anamnesi, un'osservazione delle strutture, la giornata alimentare, andiamo a valutare anche quello che c'è dietro, quello che riguarda l'alimentazione. Il questionario viene fatto attraverso questo questionario. Qui trovate tutte le macro aree. Focalizziamo un attimo solo l'attenzione sulla funzione alimentare e le abitudini funzionali, le alterazioni funzionali che il bambino presenta. Questo questionario viene fatto ai genitori da parte del terapista. Viene poi fatta un'osservazione delle strutture orobucco-facciali da parte del terapista a riposo, al pasto e durante l'eloquio. Adesso c'è un video proprio di un'osservazione al pasto e vediamo proprio quanto è importante l'osservazione al pasto per farci un'idea delle abilità del bambino. Allora, possiamo guardare in questo video una masticazione anteriorizzata e verticale, quindi non c'è stato il passaggio alla masticazione circolatoria. Possiamo vedere come il cibo non viene spostato da una parte all'altra della bocca, ma rimane fermo in una determinata parte, che è proprio quella anteriore. Il cibo quasi non viene masticato, ma ciucciato. Infatti vediamo che la modalità deglutitoria è proprio una spinta linguale anteriore aiutata dalle labbra, e quindi non c'è una chiusura labiale, ma interviene tutto insieme, no? Sembra un po' come se le tappe si fossero fermate a un bambino che ancora ciucci gli alimenti, e quindi la difficoltà nello svezzamento in questo caso. Andiamo avanti con la giornata alimentare. Questa viene consegnata ai genitori e in formato settimanale anche alla scuola.
Allora, aiuta noi terapisti perché ci dà un'idea chiara di quelle che sono le abitudini del bambino e aiuta i genitori perché li aiuta ad avere una maggiore consapevolezza. Vediamo che oltre a che cosa il bambino mangia, la quantità, ci interessa molto gli utensili utilizzati, quindi viene imboccato, mangia da solo, usa la forchetta, mangia con le mani, usa il biberon. Dove mangia? Quindi al tavolo, sul divano, in giro per casa, il tempo che impiega e infine se un bambino mostra di avere fame o se c'è un rifiuto del cibo. Allora, questa tabella ci dà anche proprio un'idea di l'importanza che il pasto ha nella famiglia. Per esempio, se un bambino impiega 2 ore per una cena, possiamo vedere quanto questa possa influenzare tutto il funzionamento familiare. Allora, da questa piccola valutazione iniziale emergono diversi comportamenti del bambino. Qui ne mostro alcuni che sono il rifiuto del cibo, la paura del cibo, la selettività e i vizi orali. Allora, quali possono essere le conseguenze appunto proprio di una disabitudine alimentare? Ne vediamo alcune che sono le disfunzioni motorie orali, quindi se c'è per esempio una persistenza di una spinta linguale anteroposteriore, questo può impedire il corretto sviluppo delle arcate dentarie, del palato e della mandibola. Quindi possiamo avere un palato ogivale, un'aumentata distanza tra il mascellare superiore e inferiore e anche a volte l'inclusione dei denti. Possiamo avere alterazioni posturali scheletriche, malocclusioni e l'ipersensibilità orobucco facciale. Spendo una parola per questa, perché spesso abbiamo appunto questi bambini che hanno un'attivazione del riflesso del vomito non fisiologica, quindi anche semplicemente sfiorando le labbra o altre zone del viso, fastidio al tatto, difficoltà nel lavare i denti e una masticazione anteriorizzata. Per quanto riguarda il linguaggio, vediamo da questa immagine come ogni fonema venga articolato in un punto specifico della cavità orale. Quindi appare fondamentale quanto una struttura, ma anche una funzionalità della stessa sia fondamentale per l'articolazione dei fonemi. Quindi un bambino che per esempio, faccio lo stesso esempio che abbiamo visto prima, se ha una spinta linguale anteriore molto pronunciata, può accadere che quei fonemi che invece andrebbero articolati nella zona palatale vengano distorti. E su questo, insomma, il più famoso è anche l'asse interdentale, la zeppola e così altri, tante altre distorsioni. Vediamo il video appunto di una bambina che articola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qui abbiamo visto come la spinta linguale, il suono non è poi così influenzato, però come c'è un movimento e una spinta di tutto il mascellare inferiore. Allora, come fa un genitore, un caregiver, un insegnante, chiunque si occupi del bambino, ad accorgersi precocemente, quindi non quando il bambino poi appare una difficoltà articolatoria o quando appunto c'è una malocclusione, ma come fa prima ad accorgersi che si sta strutturando o che c'è una difficoltà? Allora, io qui ho messo dei campanelli di allarme che sono la difficoltà a succhiare con forza, e quindi qui parliamo proprio di bambini molto piccoli, coliche gassosi, gassose, otiti, ricurgiti dopo la poppata, irrequietezza e difficoltà ad addormentarsi. È ovvio che se un bambino è irrequieto non per forza ha una difficoltà motoria orale. Passiamo adesso alla terapia, vediamo quello che facciamo un pochino in istituto. Gli obiettivi sono molti, ve li presento poi una alla volta con le immagini, però è fondamentale far scoprire il cibo come relazione scambio e la consapevolezza delle strutture coinvolte nell'alimentazione, respirazione e linguaggio. Allora, fondamentale l'eliminazione dei vizi orali, vediamo l'onicofagia, l'uso del ciuccio e il dito in bocca. Allora, in alto vediamo come il dito in bocca mi va a modificare la struttura del palato. E lì ho scritto che non va demonizzato il ciuccio,
Però è importante capire per quanto tempo viene utilizzato e in quale situazione. La magia del gioco, come hanno detto tutte le colleghe, che fa parte della terapia ed è proprio la base dalla quale si parte. E qui ho aggiunto che il cibo fa parte del gioco, non è un premio finale, ma è proprio il mezzo. Infatti qui vediamo un gioco dell'oca costruito con dei pezzetti di frutta che si mangiano man mano che il gioco va avanti. E qui invece è una situazione di gioco, perché c'è una situazione di paura del cibo che è stata affrontata creando un mare di palline con un tappeto magico sopra il quale poi è stato fatto il picnic. Oh, questo è un video sul cibo come relazione, quindi vediamo come questo bimbo, difficile da contenere, che non riesce proprio a stare nella situazione, vediamo che nel momento in cui viene proposto il biscotto, lui riesce piano piano a contenersi da solo e a far parte del gruppo, a entrare nel gruppo. Prende proprio il suo posto. Ok, questo è per quanto riguarda l'ipersensibilità della quale abbiamo parlato prima. Quindi un bambino che mi presenta una forte ipersensibilità, sarà difficile sia lavorare sul linguaggio che sull'alimentazione. Quindi il lavoro da fare qual è? È proprio andare a stimolare a stimolare prima le zone, diciamo, più globalmente, quindi tutto il corpo, per poi passare alle mani, la zona periorale e infine la zona intraorale. Questo viene fatto sia con alimenti che invece con altre sostanze non alimentari. Qui vediamo una specie di neve per fare dei lavoretti, qui la Nutella. Alcuni strumenti per la stimolazione non alimentare sono questo ditale con il quale si possono fare dei massaggi, lavare i denti nei bambini che non riescono a tollerare lo spazzolino, o questi spazzolini che hanno delle setole, l'uno diverso dalle altre, che vanno proprio a ricreare nella bocca un po' quelle sensazioni che in realtà il bambino ha, un bambino che mangia normalmente ha con i diversi alimenti. Importante la gestione del flusso aereo, nasale, orale, e ci sono alcuni giochini che vengono utilizzati, e è importante proprio la consapevolezza delle strutture coinvolte nella respirazione, masticazione, deglutizione. Grazie! Bravo Cristian! Vai! Oh, quante! Quindi i bambini divertendosi, però in realtà stanno facendo un lavoro di consapevolezza. Quando abbiamo davanti un bambino con un rifiuto del cibo, paura del cibo, ipersensibilità, l'approccio è multisensoriale, come è stato anche detto dalle colleghe. Quindi il cibo viene osservato, odorato, toccato, leccato e solo infine assaggiato. È importante sia in terapia che a casa rendere il momento del pasto un momento stimolante, e basta a volte veramente poco. Qui metto un esempio appunto di queste forchette che si mettono sulle dita, che aiutano tanto un bambino che in quel momento è bloccato, no? Pur di usare il gioco e divertirsi, si mette in gioco. Oh, e qui metto quanto è importante la condivisione del pasto sia a casa che a scuola, e l'importanza di non far diventare il momento del pasto un atto solo nutritivo, quindi non creare quella situazione in cui non fa niente se sta davanti la TV, davanti il videogioco, se nel frattempo fa tutt'altro, l'importante è che mangi. Oh, per concludere, questo è un caso di terapia che è durata 18-24 mesi. È stato fatto un lavoro in parallelo su le abilità motorie orali, l'alimentazione e il linguaggio. Vediamo come c'è stata una progressiva chiusura del morso, un allineamento posturale
e una, insomma, una risoluzione delle alterazioni fonetiche. È importante da sottolineare che questo lavoro viene fatto in stretto legame con la famiglia e la scuola, quindi si lavora tutti insieme, anche insomma, come abbiamo già sentito dalle colleghe. Grazie.